amici, un buongiorno e una buona domenica dal vostro Lino Juventus. Allora, parliamo di Juventus. Sembrerebbe in fase molto avanzata la trattativa che dovrebbe portare Matthijs de Ligt alla Juventus. Sarebbe un colpaccio, sarebbe un colpo veramente straordinario da parte della Juventus, perché metterebbe a posto un reparto dove comunque ci sono giocatori che vanno ormai verso una certa età, come Bonucci, come Chiellini, ricordiamo Barzagli ha dato l'addio, ricordiamo che Rugani, giovane, tutto quello che vogliamo, ma non dà, Rugani non dà le sicurezze e le garanzie che normale un difensore di quell'età già dovrebbe dare. A differenza di De Ligt, che se non sbaglio è molto più giovane di Rugani, e ha dimostrato di essere un grandissimo centrale, un grandissimo potenziale per il futuro e soprattutto un grandissimo difensore in questo momento, nel presente. Cioè non è solo una cosa di un'ottica futura, è una cosa attuale. Ricordiamo che l'Ajax valuta De Ligt dai 65 ai 70 milioni di euro. Sembrerebbe in questo momento la Juventus in fase molto 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 avanzata e quindi tutti noi speriamo che la Juventus possa chiudere davvero questo grande colpo. Questo colpo di mercato che non deve fermarsi qua, la Juventus deve lavorare ancora su più fronti. Sarebbe perfetto riportare Pogba a Torino, sapendo che Khedira molto probabilmente rescinderà il contratto con la Juventus. Khedira, ricordiamolo, è molto interessato in Turchia. E quindi io penso che alla fine Khedira rescinderà il contratto in modo consensuale con la società Juventus e che la Juventus, oltre ad aversi, ad essersi assicurate le prestazioni sportive di Aaron Ramsey, sembrerebbe quasi fatta anche per Rabiot del Paris Saint-Germain a parametro zero e questo sarebbe un altro capolavoro da parte di Fabio Paratici. Però non dobbiamo fermarci qua, la Juventus ha obbligato, cazzo si dice, obbligatoriamente costretta a prendere un altro centrocampista di qualità e chi meglio di Pogba potrebbe fare la differenza a centrocampo conoscendo già la società, conoscendo già il mondo Juventus e soprattutto noi conoscendo tutte le qualità che ha il francese per poter dare un grande, poter far fare un grande salto di qualità alla Juventus. Quindi, cara Juventus, tu che hai che ogni anno continui ad aumentare gli abbonamenti, posso capire lo scorso anno con Ronaldo, però quest'anno con Sarri e ancora non vediamo questi colpi stellari. Ci aspettiamo colpi di un certo livello. Quindi, se tu vuoi giustificare questo tuo aumento dell'abbonamento in tutti i settori dello stadio, devi prendere De Ligt, devi prendere Pogba. Ho letto di un interessamento per Griezmann, che la Juventus sarebbe disposta a sacrificare Dybala pur di arrivare a Griezmann. Quindi diciamo che Griezmann, Pogba e De Ligt sarebbero davvero tre colpi stellari. Tre colpi stellari. Situazione Cancelo. Sembrerebbe quasi fatto l'accordo col City. Una cessione che io francamente valuterei bene prima di farla. È vero che la Juventus non lo cede a meno di 60 milioni, però con chi lo rimpiazzi? Loro offrono Danilo, ma sinceramente mi interessa più Trippier del Tottenham, che ha dimostrato di essere comunque un gran terzino, un gran giocatore. Io diciamo, io Cancelo me lo terrei, però. Il difetto di Cancelo, il difetto è che è ottimo nella fase offensiva, ma nella fase difensiva pecca molto. Ma magari ci vuole qualcuno che abbia le stesse doti in avanti, ma automaticamente deve saper anche fare un minimo di difensivo in più. Quindi questo per me è la ragione in cui potrebbe spingere Cancelo fuori dalla Juventus, oltre che quello di fare cassa, appunto, e investirlo su, come dicevamo prima, su un giocatore come Pogba. Che io, alla fine questo penso sia la strategia della Juventus. Sarri ha fissato un nuovo obiettivo per Ronaldo, portarlo addirittura a fare 40 gol. A lui dico una cosa, se Sarri fa il gioco che faceva a Napoli con i giocatori che ha la Juventus, possiamo divertirci tantissimo. Anche se noi tutti, fino a pochi giorni fa, sognavamo l'arrivo di Guardiola. Sulla questione Guardiola, io ve le devo dire le cose.
Non sono state dette né barzellette né fantasia, perché la Juventus aveva realmente contatti con Guardiola, era realmente arrivata ad un accordo con il tecnico spagnolo. Il problema è che lo sceicco non ha voluto liberare Guardiola fino a quando non arriva la sentenza UEFA per il City. Siccome andava per le lunghe, la Juventus non poteva più aspettare, ha dovuto annunciare Sarri che l'accordo con Sarri la Juventus ce l'ha da tanto tempo. Ma Sarri è sempre rimasto il piano B della Juventus. Quindi, chi vi ha parlato di Guardiola come me, sottoscritto, che credeva nell'arrivo di Guardiola, non vi ha detto né barzellette né fantasie, perché la Juventus con Guardiola era realmente in contatto, era realmente arrivata ad un accordo. Però il problema è che lo sceicco non ha voluto liberare Guardiola fino a quando non arriva la sentenza, il City non ha deciso di liberarlo. La Juventus doveva annunciare l'allenatore perché non poteva più aspettare e stare ancora senza allenatore con la speranza domande. Ha dovuto annunciare Sarri. Io mi gioco quello che non ho, che un giorno Guardiola allenerà la Juventus, che sia adesso, che sia fra 2 anni. Un giorno Guardiola siederà sulla panchina della Juventus, poi ci risentiremo, perché se Dio ci dà la forza di andare avanti nella vita, che saremo ancora vivi, poi ne riparleremo e ci ritroveremo. Che dire, ieri voglio parlare un po' di Kane e Zaniolo, ieri messi fuori dal Rubin del 21, sinceramente. Non lo so, Kane sicuramente ha sbagliato come ha sbagliato Zaniolo. Devono capire che nel mondo del calcio devi filare dritto, ci sono delle regole da rispettare. Kane è in un'età in cui, tra parentesi, gli è permesso sbagliare, però automaticamente gli è anche permesso di prendersi le punizioni, perché è giusto che paghi. Che deve capire che lui non è Balotelli. Che se Kane comincia a fare così da questa età, mi ricordo quale Balotelli. Siccome sono convinto che alla Juventus giocatori, nuovi Balotelli non nascono, perché o ti comporti a regola o la società ti sbatte fuori. Quindi uno sbaglio che ci può stare a questa età, e che quindi giustamente è stato punito, però il discorso è un altro. Non ce ne frega niente, a metà nazionale non me ne frega niente, è giusto per parlare del gesto. Voi sapete, chi mi segue su Facebook, per me dal 2006 la nazionale è morta, per tutto quello che ci hanno fatto in calciopoli, tutte le cose che ci hanno detto, dichiarate frasi attaccate su di noi, che chi io, come tanti come me, non abbiamo digerito e non digeriremo mai. Quindi per noi, dopo il 2006, dopo calciopoli, la nostra nazionale è questa qua, Juve, si chiama Juventus, e la nostra nazionale non gioca in azzurro ma gioca in bianco-nero. Detto questo, il vostro Lino Juventus vi abbraccia, vi dà appuntamento al prossimo video, lasciate l'iscrizione al canale chi ancora non l'ha fatto, una buona domenica e ricordate che chi tifa Juve non perde mai. The Light, ti aspettiamo. Ciao!